Vi ringrazio. Allora, io credo che bisogna partire prima di tutto dai ringraziamenti e i ringraziamenti in primo luogo vanno al dottor Mancini, che ho voluto alla mia destra, perché è stata la persona che ha trainato, insieme con altri ovviamente dell'Istat, questo censimento non profit, che l'ha voluto e che ha fermamente voluto questo convegno. E quindi sono grato ad Andrea Mancini per quello che ha fatto e per quello che continuerà a fare in questo settore non profit. E dall'altro, alla mia sinistra, c'è Linda Laura Sabbadini che ha preso il posto, sia pure provvisoriamente, di Andrea Mancini nel dipartimento dell'Istat che si occupa di questi problemi, e quindi io mi sento confortato di avere a destra e a sinistra il padre e la madre, e così appunto ho più stimoli ed energie per fare queste conclusioni che mi sono state attribuite dal programma al quale ho contribuito anch'io, e quindi non posso prendermela con nessuno se sono qui a fare le conclusioni di una materia difficile e per di più strutturata in maniera tale che io, che pure mi chiamo Antonio, avrei dovuto essere Sant'Antonio per stare nelle tre sessioni che si svolgevano in parallelo e quindi trarre elementi per queste conclusioni. Ma quindi perdonerete la frammentarietà delle osservazioni che faccio, necessariamente frammentarie e non ben legate. Mi pare che la prima cosa da fare sia di dire che è stata una gran bella giornata. Io che ho fatto lo studioso per una cinquantina d'anni, devo dire che difficilmente ho trovato un convegno di tale intensità, di tale spessore, di tale varietà di temi, quale quelli che abbiamo vissuto. E per di più l'abbiamo fatto alla presenza di un numero nutritissimo di partecipanti. Veramente nutritissimo, tant'è che questa sala non bastava, al di là del fatto che al principio c'era qualche persona che era più interessata a manifestare, anche giustamente direi, la propria posizione e che poi quindi ha lasciato i posti liberi. E non bastava questa sala a contenere tutto. Questo a testimonianza dello straordinario interesse che c'è nella società civile per questo tema. Interesse che è stato testimoniato anche dalla presenza del ministro Poletti e del sottosegretario Bobba e del commissario Tajani. E effettivamente abbiamo avuto tre esponenti della politica di altissimo livello, europeo e nazionale, e che è ulteriore riprova dell'interesse di questo tema, sia dal punto di vista dei contenuti, sia, non di meno, dal punto di vista dell'azione politica. E quindi questo ci conforta molto, non solo come studiosi che abbiamo organizzato questo convegno e quindi questa gratificazione si estende a tutti coloro che in varie sedute all'Istat hanno contribuito a definire i contenuti e le persone che si sono occupati del convegno, ma gratifica proprio tutti sul lavoro che abbiamo fatto. Bene, perché è di questo grande interesse? Certo non devo dirlo a voi, perché se siete ancora qui a quest'ora sapete bene del grande interesse. Vi prego di notare l'accuratezza dell'organizzazione
organizzazione, perché ero solo io destinato a parlare, come avete potuto vedere sul programma, e siccome ho voluto, come vi dicevo, il padre e la madre a destra e a sinistra, hanno subito provveduto a denominarli, a individuarli. Bene, allora dicevo, non devo dire a voi, se siete ancora qui, del perché di questo grande successo politico, di pubblico, di contenuti. E il fatto è che il terzo settore, il settore non profit, ha la straordinaria importanza che conosciamo e che è stata ribadita oggi sotto il profilo economico, sotto il profilo sociale, sotto il profilo della occupazionale, sotto il profilo della coesione sociale. Mi è venuta in mente un'immagine ascoltando i lavori di oggi, naturalmente non tutti perché appunto erano in parallelo, e come mi dà l'idea che il terzo settore è come le nervature di una foglia, che si vedono poco e si diramano e si ramificano lungo la foglia, ma poi la sostengono. Senza queste ramificazioni la foglia non si sosterrebbe. E purtuttavia non sono la foglia, sono ramificazioni che la sostengono. Mi dà l'idea, mi sono fatto questa idea, mi scuso per la banalità, fra virgolette, dell'immagine, mi dà l'idea appunto che tutto corre quasi sotterraneo all'interno della foglia e senza di questo, ripeto, la foglia non si sosterrebbe. Questa crescente importanza, secondo me, è legata anche al fatto che la importanza, ripeto, del non profit mi pare che possa essere considerata crescente in questo periodo storico in relazione sia alla crisi della famiglia sia alla crisi del welfare formale. E quindi le reti che si vengono a formare, le ramificazioni, sono fondamentali per reggere il sistema. E poi c'è una motivazione ulteriore che credo funzioni per tutti coloro che si occupano di questo settore, e che c'è una, almeno mi pare di avvertire, che ci sia una gratificazione profonda a fare volontariato o a fare attività nel settore non profit. C'è una gratificazione profonda che si contrappone o si affianca a quella che può derivare dall'attività tutto market. Perché effettivamente, come diceva Poletti in apertura, la società non è un insieme, non è una somma di individui, ma è un insieme di società dinamiche, e non è più tempo, come diceva sempre Poletti, di contrapposizione market e non market. In mezzo c'è qualcosa, e questo qualcosa è proprio il non profit, legato, come dicevo, anche a alcune grandi crisi che corrono nella nostra società. D'altra parte, le origini antichissime, per esempio del volontariato, si rintracciano in società dove, anche medievali, dove effettivamente l'individuo si trovava esposto a colpi bassi e tremendi e aveva bisogno della nervatura della foglia per reggersi insieme. Bene. Vi leggo alcune piccole considerazioni che sono tratte dai temi che abbiamo discusso, e mi pare che dai lavori è emerso che la struttura interna del settore non profit italiano
è stata delineata puntando a rappresentare le differenze interne sotto il profilo delle attività svolte, delle modalità organizzative, delle dinamiche intercensuarie del territorio e poi anche del genere. I tre approfondimenti che hanno fatto seguito alla relazione introduttiva hanno mostrato lo spazio di ampliamento delle analisi fondate sui microdati del censimento, grazie ai quali è possibile avere informazioni longitudinali e sulla demografia delle istituzioni, sulle cause della loro crescita occupazionale nel decennio intercensuario. Informazioni, mi pare, molto importanti sui processi reticolari per comprendere se alle prevalenti piccole dimensioni delle istituzioni corrisponda una tendenza alla cooperazione interna al settore o anche con imprese e pubbliche amministrazioni, informazioni sul ruolo delle non profit nel sistema di welfare pubblico nazionale. E le opportunità di studio e di ricerca offerte dai dati del censimento sono dunque ampie e diversificate, e dalla giornata di oggi emerge l'idea di continuare la collaborazione tra i ricercatori dell'Istat e quelli delle università e dei centri di ricerca, anche settoriali, per sfruttare appieno il patrimonio informativo statistico che deve e vuole acquisire sempre di più il ruolo di bene comune. Quindi, in prospettiva anche del censimento permanente che l'Istat ha in progress come attività di produzione di particolare rilievo, vi chiediamo di collaborare a fornire suggerimenti su possibili miglioramenti delle classificazioni, dei quesiti, per fare quindi proposte, emendamenti. Siamo assolutamente aperti, quindi potete inviare all'Istat, direzione DICA, alla dottoressa Sabbadino, a me stesso o alla comunicazione, insomma, a chi volete, mandare proposte, suggerimenti, emendamenti, integrazioni. L'ottica appunto deve essere quella di una integrazione fra le informazioni e di una maggiore flessibilità. Tornando alla mattinata, c'è stata, come ricorderete, la tavola rotonda condotta, mi pare egregiamente, dal professor Borzaga, che ringrazio anche per questo sforzo. A me pare che le osservazioni che faceva Zamagni, e cioè che sia stato un errore chiudere l'agenzia per il terzo settore, e quindi da questo convegno viene fuori anche la proposta, perché mi pare che quando Zamagni l'ha detto questo abbia avuto poi un applauso dalla platea, la proposta di ricostituire un'agenzia per il terzo settore. E che mi pare abbia sottolineato Zamagni un aspetto importante, che l'agenzia potrebbe avere il ruolo per dirimere le competizioni che vengono dalla concorrenza dei vari aspetti, dei vari elementi del terzo settore. E poi Tajani ha ricordato il ruolo delle cooperative sociali e questa iniziativa forte della Commissione europea in questo campo. E mi pare che sia stato molto vivace e propositivo l'intervento di Bobba, e questo ci fa particolarmente piacere, perché essendo sottosegretario al Ministero del Lavoro può avere una capacità propositiva anche in campo normativo di particolare interesse e importanza, perché lui ha parlato del bisogno di un riordino civilistico del settore, di esercitare la delega per rendere effettiva
la modernizzazione del settore e ha parlato poi dell'impresa sociale, soggetto rilevante per la produzione di beni comuni. E questa dell'impresa sociale, mi pare di avervelo accennato nella presentazione di stamattina, trova riscontro sempre più diffuso anche in ambito internazionale e finanche le grandi corporation, le grandi e potentissime corporation americane stanno via via avviandosi verso l'impresa sociale, il che una volta che sia concluso il processo costituirebbe una vera e propria rivoluzione nei mezzi di produzione e nei rapporti fra imprese, collettività e stati nazionali. Murtaga ci diceva anche dell'importanza di valutare l'investimento di cultura nel terzo settore e quindi valutare un po' se all'università facciamo attività che possa essere collegata al terzo settore, corsi di laurea, corsi di studio, dottorati e così via. E scusate, faccio un passo indietro riguardo all'impresa sociale, perché Tajani poi nel suo secondo giro ha sollevato il problema di una politica industriale per il terzo settore. E anche questo veramente dà un po' di speranza perché una politica industriale e una impresa senza connotazione sociale, a mio modo di vedere, nel medio-lungo periodo può portare a una serie di guasti davvero rilevanti. Nella parallela 1, condotta guidata da Calzaroni e da Zamaro, si è trattato della misurazione dell'economia sociale, perché evidentemente ci sono un bel po' di problemi tecnici e metodologici per questa misurazione e anche già proprio nell'ambito del SEC 2010, che è per le stime di contabilità nazionale, effettivamente il problema della misurazione dell'economia sociale diventa fatto di rilievo e sta soprattutto all'Istat, ai colleghi accademici che si occupano di queste materie, di spingere per avere una misurazione sempre più accurata. Nella seconda parallela, guidata dal professor Sgritta e da loro, si è trattato di valori aggiunti relativi al genere, al territorio e alla coesione sociale. È venuto fuori, fra l'altro, una circostanza che il Lazio e la Sardegna, come abbiamo avuto modo di notare in varie analisi, sono un po' eterodossi e andrebbero staccati dal Mezzogiorno o dalla ripartizione centrale. E certo, questa è una notazione interessante, ripeto, non è una novità perché già in altri studi socio-demografici ed economici Sardegna e Lazio si sono sempre dimostrati eterodossi, e però è una valutazione importante che ci spingerà a fare qualche considerazione sulla classificazione territoriale degli eventi che si hanno nel nostro paese. E poi è stato dimostrato come l'occupazione femminile prevale su quella maschile, ma c'è sempre il tetto di cristallo. Ma questo tetto di cristallo, secondo me, comincia a inclinarsi, Fiorenza, e prima o poi vedrai che finalmente vi potrete alzare in tutta la vostra statura.
E poi ovviamente ci sono relazioni fra economia e situazioni non profit a sud e a nord. Al sud prevalgono ovviamente le istituzioni non profit con modeste entrate economiche, laddove al nord prevalgono quelle organizzazioni con bilanci di cospicua entità. E infine la parallela 3. Guidata da Bassi e Stoppiello sull'azione volontaria nelle istituzioni non profit, e la sessione ha fornito elementi informativi di dettaglio sulle istituzioni non profit che operano grazie all'impegno dei volontari e sulle attività da esse svolte. Io credo che il volontariato, più che mai in questa fase di grande crisi economica, di grande e prolungata crisi economica, possa giocare un ruolo di tutto rilievo. Io non sto a dilungarmi ancora di più su questi elementi conclusivi, volevo solo ricordare che aspettiamo vostre proposte di integrazione o di miglioramenti sulla modalità di cogliere le modalità e i contenuti per cogliere gli aspetti del non profit, e dall'altra non posso che ringraziare ancora il padre e la madre e voi tutti per essere stati qui e aver contribuito in maniera decisiva. L'Istat è fiera di questa giornata. Grazie.